Ciao a tutti amici di xtmardo.com, sono Ivan e oggi parleremo di un problema che affligge molte persone, come potete immaginare, ovvero la batteria del proprio telefono che si scarica prima della fine della giornata. La soluzione è molto semplice, ovvero utilizzare un'altra batteria per caricare la batteria che sta scaricando. Questo è un prodotto di casa P&I, è una batteria portatile che potremmo mettere nella borsa o nella valigetta o in quello che abbiamo e ci permetterà di caricare il nostro dispositivo mobile tranquillamente tramite lo standard USB. Si tratta della serie Fancy, il modello da 5200 mAh, il modello diciamo che ha la capacità maggiore. Esiste poi la serie Parallel Digital che arriva fino a 7800 mAh ed ha la caratteristica importante di avere due porte USB e quindi poter caricare due dispositivi mobile contemporaneamente. Vediamo la confezione, nella parte frontale vediamo raffigurato il prodotto, all'interno contenuto, ecco qua, vediamo con una scatolettina praticamente azzurra con il logo sopra P&I. Ci sono alcune informazioni sul fatto che possiamo caricare praticamente tutti i dispositivi mobile, ad eccezione di quelli che non sono compatibili con lo standard USB, come ad esempio alcuni tablet che vengono caricati con connettori proprietari. La possibilità appunto di caricare due dispositivi per volta, e nella parte posteriore abbiamo alcune informazioni tecniche. Come vedete, appunto, P&I ha pensato alcuni scenari di utilizzo, ecco qui, come ad esempio il viaggio, che effettivamente viene molto comodo: anziché portarsi dietro il caricatore del telefono, basterebbe semplicemente questa batteria portatile, che effettivamente su alcuni modelli di telefoni cellulari ha 3 cicli di ricarica più o meno. Oppure appunto in vacanza, in giro e via dicendo. C'è appunto la possibilità di caricare due dispositivi per volta, che viene raffigurato in questa simpatica immagine, e le specifiche tecniche che sono riportate per lo più in inglese ci dicono appunto che all'interno c'è una batteria agli ioni di litio, da 5200 mAh con due connettori micro USB 5V 1A. L'output appunto, no scusate, l'input è micro USB, l'output sono due connettori USB standard da 5V 1A e poi sono delle LED di stato che notificano praticamente la scarica del dispositivo che vediamo qua. Apriamo la confezione ha un sigillo nella parte superiore e cerchiamo di aprirlo. Ecco qui. Ok, sotto sigillo c'è un altro sigillo. Cosa troviamo nella confezione? Abbiamo carica batterie, se si vede eccolo qui, messo a fuoco, ok, USB, micro USB per caricare ovviamente la batteria esterna e la batteria stessa contenuta al suo interno. Abbiamo anche un manualetto di istruzioni, andiamo a prendere prima quello. Allora, abbiamo batteria e manualetto di istruzioni. Manualetto di istruzioni di guida rapida sostanzialmente, vediamo cosa riporta, vabbè, ringraziamenti, le specifiche, il significato dei LED, ovviamente ogni LED indica la percentuale residuo di batteria che sono il 25% l'uno sostanzialmente, con precisione fino allo 0% perché quando sono tutti spenti o meno accesi indica una capacità inferiore e niente, informazioni sulla garanzia e le specifiche tecniche. Carica batteria stesso, eccolo qui. È un dispositivo abbastanza contenuto, come potete vedere. Abbiamo nella parte diciamo sinistra, prendendo le porte USB frontalmente, l'ingresso per la ricarica da 1A, il pulsante power per l'accensione, vediamo se è già un po' carico. Non sembrerebbe, probabilmente serve magari un dispositivo. Comunque le due porte USB anteriori per collegare il proprio dispositivo. Le porte sono da 1A, quindi per molti dispositivi mobile, specialmente telefoni cellulari, hanno lo stesso tempo di ricarica di caricabatterie standard. Per altri invece che offrono una ricarica maggiore, quindi una corrente maggiore in uscita, ci vorrà un po' di più con questo dispositivo. Il dispositivo è abbastanza leggero tutto sommato, molto portabile come potete osservare, è sicuramente un accessorio utile se vi si scarica facilmente il telefono cellulare in giro e magari vi serve per lavoro poter avere una giornata piena o una giornata e mezza di carica o anche due, perché con questo dispositivo facilmente si potrà ricaricare il vostro dispositivo almeno una volta se è un telefono, se è un tablet, o almeno due volte se è un telefono cellulare. Vedremo poi nel corso delle recensioni qualche dettaglio in più, principalmente il tempo di ricarica completa del P&I Fancy da 5200 mAh, quindi continuate a seguirci, un saluto da parte di tutto lo staff.